soffrendo. E si sente il rigore di una vita senza te, Gesù. Stanno morendo. Gli parlerei del tuo amore, Signor, guidami e della gioia che sai dare solo tu. Ed il perché di questa vita che hai dato tu per me, cioè non sarà così. Tu che sei ascolti, fermati a guardare il sole, senti il suo calore. Cosa provi nel tuo cuore? Dici credo in Dio, ma resti indifferente al come. Ti potrai spiegare il perché di questa tanta amarezza dentro te e in fondo il mio. Io vedo un peso dentro il cuore tuo, però ti dico offrilo al Signore, vedrai che ti può aiutare e tutto sai può trasformare, lui è lo stesso per l'eternità. Io vedo un peso dentro il cuore tuo, però ti dico offrilo al Signore, vedrai che ti può aiutare e tutto sai può trasformare, lui è lo stesso per l'eternità. Un altro canto, è nato Gesù, dice ma siamo in agosto, non mi pare che siamo a dicembre, ma è questa ancora la nostra realtà, che noi non ricordiamo la nascita di Gesù soltanto a dicembre, noi la ricordiamo tutti i giorni dell'anno, perché è qualcosa, è un avvenimento così importante che non può essere catalogato in un calendario. Gesù è nato, ma poi non è rimasto ancora il bambino, ma Gesù è cresciuto, ha predicato, è morto sulla croce, ma non è rimasto lì inchiodato sulla croce, perché è risorto, è risuscitato, alleluia, ed è vivente nel nostro mezzo, ed è presente qui questa sera, e noi lodiamo e adoriamo il suo nome, perché egli è il Signore dei signori, perché egli è il Re dei re, alleluia, gloria a Gesù. Ma questo canto dice, è nato Gesù dentro il mio cuore. Perché se aspettiamo sempre che nasca in qualche chiesa, non avremo mai un rapporto, una relazione con Lui. Ma è necessario che Gesù nasca dentro di noi. E questa sera Gesù nascerà nel cuore di tanti. Alleluia!
Questa è una certezza che nessuno potrebbe togliermela dal cuore. Questa sera molti, alleluia, faranno nascere Gesù nel loro cuore. E noi vogliamo ascoltare insieme questo canto. È nato Gesù, il figliolo di Dio, è nata la pace, la gioia e l'amore. Ascolta Dio, la mia voce, sii attento alla mia preghiera, salva il mondo dall'errore, voglio stare con te per sempre. Puoi sentire una voce, ascolto figlio, la mia voce, sii attento alla mia parola, apri il cuore, fammi entrare, voglio stare con te per sempre. Thank you.
Devo dirvi che il passaggio biblico mi è venuto pochi minuti fa, quando ho incontrato un nostro amico che è qui e mi raccontava la sua sofferenza, aver perso un figlio di 28 anni. Come possiamo rimanere insensibili davanti ai dolori di un cuore, di un padre e di una madre? E il Signore mi metteva davanti questo passaggio biblico. Io credo che sarà di consolazione non soltanto per questo padre che è qui in mezzo di noi, ma sarà di consolazione per ognuno, perché la sofferenza è un terreno comune a tutti quanti. La sofferenza la proviamo in tante maniere e sappiamo che il Signore soltanto può mettere al posto della sofferenza la consolazione. E allora proprio questo è l'oggetto, il soggetto di quello che il Signore ha messo innanzi a me. Via la sofferenza, arriva la consolazione. Almeno arrivò per questa mamma di cui parleremo nel brano evangelico che andremo a leggere nel Vangelo di San Luca. Leggeremo al capitolo 7 dal verso 11 e a Dio appartiene come sempre tutto l'onore, tutta la gloria. Io non ho niente da darvi e ve lo dico con sincerità. Molti pensano a un'arte oratoria, molti pensano a una preparazione, non c'è niente di tutto questo. C'è un arrendimento totale allo Spirito di Dio e c'è soprattutto la consapevolezza di essere polvere vivificata da Dio. Amen. Gloria al Signore. Ripeto, Evangelo di San Luca, capitolo 7, leggeremo dal verso 11. A Dio appartiene tutto l'onore e la gloria e noi ripetiamo amen. E il giorno dopo egli si recò in una città chiamata Nain e con lui andavano molti dei suoi discepoli e una grande folla. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova. E una grande folla della città era con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere. Accostatosi toccò la bara e i portatori si fermarono. Allora egli disse: giovinetto, io ti dico, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo consegnò a sua madre. Allora furono tutti presi da meraviglia e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo. E questo detto a suo riguardo si sparse per tutta la Giudea e per tutta la regione all'intorno. Gloria al nome del Signore. È una parola di consolazione. Ci ritroviamo in un passaggio biblico dove vediamo ancora l'umanità di Gesù, perché Gesù è stato vero uomo, era e vero Dio. Ha avuto la sua umanità, il suo corpo era simile al nostro, anche se il concepimento è avvenuto in una maniera gloriosa. Perché? Perché non è nato da seme d'uomo, ma è nato per opera e virtù dello Spirito Santo in Maria Vergine. Amen. Ma ha avuto proprio questo, i natali attraverso una donna, affinché potesse essere rivestito della nostra stessa umanità. Gloria al nome del Signore. E Gesù in quel giorno si trova con i suoi discepoli, con tante persone. Quando Gesù camminava era sempre un corteo gioioso. Perché? Me lo sapete dire perché? Perché egli era il re della gioia. Dio fatto uomo che cammina con gli uomini. Ditemi un pochino se non ci poteva essere una gioia completa. Noi questa sera stiamo gioendo sapendo che egli è qui in spirito e verità e ci sta rallegrando e ci rallegra. Amen. Ma voi pensate anche alla gioia fisica di questi discepoli e anche di coloro che lo seguivano in questo corteo, in questa passeggiata in cui si lodava a Dio, si glorificava il Signore, perché soltanto la presenza di Gesù Cristo metteva loro in una condizione di gioia. E l'olio della gioia questa sera l'avremo attraverso lo Spirito Santo,
che è il vicario di Cristo. Gloria al Signore, perché l'unico vicario di Cristo è lo Spirito Santo. Amen. Gloria all'Eterno. E vediamo un corteo pieno di gioia, allegrezza, tutti quanti cantavano, lodavano alla maniera del popolo israelita, ebraico, cantavano lodi al Signore, cantavano l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, cantavano se alzo gli occhi verso i monti per vedere dove mi verrà l'aiuto, il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra, cantavano lodi, salmi, gloria al Signore, non è scritto, ma questo era il corteo. Quando si stava con Gesù si stava bene, vero? Ma si sta ancora meglio oggi con Gesù, perché allora Gesù era, sì, Dio rivestito di una carne ed era fra gli uomini, ma poteva stare solo in alcuni luoghi. Oggi è ritornato a essere Dio, egli alla destra del Padre e mediante lo Spirito egli è nei nostri cuori. Amen. Gloria all'Eterno. Ma ahimè, mentre questo corteo cammina in senso opposto, ne arriva un altro, ne arrivava un corteo di sofferenza, triste, mesto, un corteo funebre. Siamo abituati a vederne dalla mattina alla sera, vero? Ne siamo purtroppo abituati a vedere questi cortei ogni giorno, perché ogni giorno c'è gente che viene e gente che va. Per la verità, secondo le statistiche degli uomini, adesso sono più quelli che se ne vanno che quelli che vengono. E in questo corteo c'era una realtà unica, forse più triste di quella non ci poteva essere. Si portava a seppellire un giovane, figlio unico di sua madre, vedova. E io vorrei ancora una volta che la vostra mente pensasse non ai tempi di oggi, pensasse a quei tempi quando sappiamo che l'unica speranza di quella donna vedova era quel figlio. Quel figlio non rappresentava soltanto il centro del suo amore, rappresentava il suo bastone di vecchiaia, il suo sostegno. Non aveva un uomo che gli poteva portare da mangiare in casa. Quel figlio era tutto per quella donna. Tolta quel figlio, quella donna non aveva nessun più scopo di vivere. E questa donna, immaginatevi come era straziata. Figlio unico di madre vedova. Non c'erano le assistenze, per quanto oggi ci lamentiamo di tante cose, ma non c'era nessun tipo di pensione. Rappresentava veramente una tragedia per una donna in queste condizioni, una tragedia sociale, una tragedia umana e soprattutto poi la tragedia dei sentimenti, il distacco, la morte. Che brutta cosa, vero? Che brutta cosa la morte. Dici, ma Dio permette la morte? No. La morte è subentrata quando c'è stata la trasgressione e la ribellione contro Dio. Il salario, c'è scritto, del peccato è la morte. Ma noi questa sera possiamo dire la seconda parte che è più bella ancora. Noi parliamo di vita, ma il dono di Dio è la vita, diciamolo insieme, eterna in Cristo Gesù, il Signore. E parlando di morte, ieri sera proprio parlavo con tanti alcuni amici che sono ancora qui stasera. Io spero che ci siano proprio quelli che mi parlavano. Dice, ma voi non parlate mai della Bosnia, non parlate mai dell'Erzegovina, non parlate mai di quello che sta succedendo, di tante vite che vengono distrutte, di tante vite che vengono. Noi non ne parliamo come ne parlano gli altri. I telegiornali ci informano non soltanto della Bosnia. Nei mesi passati abbiamo sentito il Ruanda. Nel mondo c'è tanta cattiveria, tanta malvagità. La gente viene falciata come se niente fosse, la cattiveria è arrivata a un punto di saturazione e parlarne, ditemi un poco cosa ne risolve. Il fatto di parlarne non significa che come cristiani e come soprattutto messaggeri di Cristo per portare l'Evangelo noi possiamo trascurare questi eventi, ma ci danno fastidio non soltanto i fatti fuori di casa nostra, ma noi siamo ancora testimoni come tutti i cittadini, come tutta la popolazione, di ancora di malvagità, di bambini che vengono gettati nella spazzatura. Siamo ancora anche noi, purtroppo,
purtroppo conoscitori di certe cattiverie, si scherza con la morte, un killer costa 4 soldi, si toglie la vita di un uomo, è arrivato e sta arrivando tutto questo davanti al trono di Dio come un puzzo, un fetore che non ne può più, e noi come cristiani credete che siamo insensibili perché non ne parliamo? Ma noi non ne parliamo, ma noi ne vogliamo ancora presentare richiesta all'Eterno, vogliamo dire al Padre nel nome di Gesù, stendi la mano sui figli della Bosnia, di qualunque religione sono, alleluia, di quelli che sono nostri fratelli per natura. Noi li presentiamo al Signore, come pure vogliamo ancora dire, Signore, stendi la tua mano per quanti non hanno riguardo alla vita degli uomini, per quanti non hanno rispetto degli uomini, non hanno rispetto della vita umana, per quanti si fanno gioco, non sono parole di un politico, perché non sono le parole che dicono tanti politici, è la parola di un cuore lavato, purgato dal sangue di Gesù, che non ha chiacchiere, vuole amare il suo prossimo, ma vorrebbe fare tante cose. Ma cosa possiamo fare oltre che presentarli al Signore? Cosa potremmo fare noi tutti insieme? E anche se tutti quanti quelli che siamo presenti, e anche se tutta la città si muovesse a fare qualche cosa, stiamo assistendo soltanto alle diatribe e stiamo assistendo soltanto alle discussioni di mandare a morire altra gente, se è giusto o non è giusto, e ci sono tante perplessità e ci sono tante situazioni, vogliamo invischiarci anche noi in queste cose rinunziando al consiglio della parola di Dio? No! Io questa sera ancora, questo giorno, per voi che siete per televisione, per voi che siete qui, io vi annuncio il solutore di questi problemi e di tutti i problemi, di colui che cambia la sofferenza, la tristezza in gioia, come quel giorno ha incontrato ancora quel corteo funebre, quello stesso Gesù è presente nel mezzo di noi, egli può fare ogni cosa in tutto il mondo. Lo credete? Ma qualcuno mi dirà, perché non lo fa? Qual è la ragione che Dio se ne sta in disparte? Perché non interviene? E queste sono le solite domande che sto sentendo da più di 40 anni che sono nel ministero. Perché Dio lo si chiama in causa soltanto quando vogliamo il suo intervento a favore di una circostanza, di una cosa. E non si onora, non si loda Dio. Molti lo bestemmiano dalla mattina alla sera. Molti lo vogliono ignorare. Molti lo chiamano quando gli pare e piace. Dio va onorato perché tra le altre cose Dio ci ha donato la vera libertà. La libertà di scegliere il bene e il male. Dio non influisce sugli uomini come dei burattini. Molti pensano che Dio potrebbe fare ogni cosa, egli è l'Eterno, ma egli è libertà, e gli dice: se tu vuoi io voglio. Questo è il Dio, il vero Dio, non quello che molti uomini lo predicano alla loro maniera. Il Dio della Bibbia è il vero Dio, alleluia. E voi vedete, ci sono lotte ancora che hanno delle origini, o almeno vogliono sembrare lotte di religione. Ma avete mai concepito la lotta di religione? Anche quelle dei secoli passati, anche quelle che in nome di un cristianesimo, le crociate che andavano a ammazzare la gente. Ma Dio ha detto ammazzatevi gli uni agli altri, o Dio ha detto e ha comandato che non si ammazzassero la gente e che si amasse l'uno con l'altro? È Dio che ha autorizzato queste cose? Ma molti si prendono gioco usando il nome di Dio in maniera sbagliata. Vedete cosa succede nell'Irlanda del Nord, dove fazioni si scontrano, dove si dice che ci siano protestanti e ci siano cattolici che si ammazzano, si fanno del male, protestanti e cattolici. Ma cristiani lì non ce n'è nemmeno uno. Perché il cristiano non si combatte col suo fratello. Oh, queste sono scuse politiche, scuse per poter dominare. Sono guerre di potere carnale. Questa è la verità, è vero o non è vero? Questa è la verità. È inutile che ci giochiamo sopra, è inutile che ci mettiamo a dipingere le cose. Una cosa è certa, queste guerre non sono per niente nella volontà di Dio. Anzi, il Signore ha comandato che si deponessero le armi, che non ci fossero armi, ma l'unica arma che dobbiamo usare, dovremmo usare, è il suo amore, se noi lo riceviamo. L'arma più grande, più bella, quella che non fa male, è l'amore, è vero? E l'amore di Dio è manifestato ancora oggi. E gli ha perdonato il nostro peccato, il mio e il vostro. E gli perdona qualsiasi peccato. Molti pensano, chissà cosa bisogna fare, il perdono di Dio è grande, perché grande è il suo amore. La grazia di Dio è proprio la cancellazione di ogni peccato.
E io vi invito con umiltà e semplicità di ritornare all'antica fede della parola di Dio. Rimanete in questa fede. Dio non è il dittatore che si diverte, Dio non sta lì a guardare. Lo abbiamo nell'esempio di questo passaggio biblico di Gesù. Festosi, questo corteo si scontra quasi con questo corteo di sofferenza. La dignità della gente in quel caso è stata dimostrata. I paesani andavano insieme. Pensate, se questo fosse successo a Gricignano, io credo che tutto Gricignano sarebbe andato dietro a quella donna, non è vero? Tutta Gricignano. Perché Gricignano ha un cuore che sa amare. Noi lo sappiamo perché abbiamo tanti fratelli e sorelle di Gricignano. Anche se non vi conosco personalmente, io so lo spirito che anima, e tante volte l'apparenza, come sempre, inganna sempre. Certi atteggiamenti, ma molte volte anche quella che è la mancanza di conoscenza spirituale, non consente all'uomo di raggiungere certi obiettivi. Ma questa è la ragione per la quale l'Evangelo viene e è benvenuto in questo luogo, e non soltanto per i nostri fratelli, amici di Gricignano, d'Aversa, ma voglio il Signore che questa parola possa fare tutta la strada che vuole per cercare dei cuori sinceri che possono dire e possono pregare con noi: Signore, metti fine a queste cattiverie, a queste malvagità, Signore, metti fine a tutte queste disgrazie, Signore, intervieni, perché se non interviene il Signore non c'è niente da fare, non c'è proprio niente da fare. Vediamo come intervenne Gesù. Si fermò il corteo. I canti si smorsero, nessuno più cantava, guardavano da quella parte. Questa donna riconoscibile dal suo aspetto e soprattutto dal suo vestimento, perché anche gli ebrei usavano un certo tipo di vestimento. Questa donna era distrutta, forse la mantenevano a braccia, andava a seppellire suo figlio, l'unico suo figlio, lo scopo della sua vita. Mi dovete dire quale parole sapete dire in questa occasione per consolare un cuore. Mi trovo tante volte ad officiare o a presenziare dei funerali, ma per dirvi la verità non riesco neanche a dire condoglianze, perché mi sembra troppo banale, troppo una parola vuota. Non riesco niente a dire di tutto questo, so dire soltanto quello che non so dire. Posso esprimere, cercare di esprimere con un abbraccio quello che sento, e posso dire soltanto: Dio ti consoli, Dio ti benedica. Le altre parole mi sembrano goffe, mi sembrano fasulle. Perché? Perché molte volte lo vediamo negli stessi funerali. Questo era un funerale serio, possiamo dirlo perché? Perché tutti partecipavano al dolore. Ma voi avete partecipato a tanti funerali dove magari all'inizio ci sono i familiari, coloro che hanno subito, che stanno in grande afflizione. Però lungo il corteo c'è chi discute di affari, chi parla di contratti, chi parla di impegni successivi. Il dolore di chi è? È di quelli che stanno seguendo il feretro. E Dio si unisce al dolore di chi soffre. Ditemi quel che volete, questo è Vangelo, questa è verità. Questo è Vangelo e questa è verità. E Gesù si ferma, tutti si fermano. Ed ecco, dice: ma che cosa vorrà fare il Signore? Che si doveva dire a quella donna? Si mette a fare un discorso alla donna? Si comincia a dire, a fare un trattato o a fare magari un discorso di dire: beh, tutti dobbiamo morire prima o poi, tutto dobbiamo morire. È troppo facile, sono parole che si dicono, perché sembra che la morte arrivi sempre sugli altri. Purtroppo questa è una conseguenza del peccato, e ognuno dovrà riscontrare la realtà di polvere che si era e polvere che il nostro corpo ritornerà, solo il nostro corpo. Gloria a Dio. Ma in quel momento Gesù ebbe pietà di quella donna. La sua situazione era tragica, la sua situazione era una situazione che non aveva sbocchi, non aveva ancora nessuna risorsa, nessuna svolta, nessuna risposta concreta. Ma quando l'uomo non può dare la risposta concreta, chi può dare le risposte concrete? Dio lo può. Dio lo può. E io confido in Dio che anche quel papà che mi ha confidato fra le lacrime che il suo dolore rimane, sua moglie non esce di casa da tanto tempo. Signore, consola quel cuore. È vero, non incontrerà Gesù che potrà farlo risuscitare adesso, risusciterà quando risusciterà, ma voglia il Signore consolare questi cuori, mettere in loro una speranza viva, diversa. Alleluia, come tutti quelli che soffrono. Amen, amen, gloria al Signore.
Gesù fa fermare il corteo. Ho detto, non fa un discorso alla donna, non c'erano parole che poteva consolare quella donna. In questo caso Gesù sa riconoscere, Dio conosce. Mi direte che quella donna ha avuto il privilegio di incontrare Gesù. Anche noi abbiamo avuto il privilegio di incontrare Gesù, anche qui nel campetto, in questa pista di pattinaggio del centro sportivo di Grisignano d'Aversa. Voi potete incontrare Gesù in spirito e verità, il vero Gesù, non quello che c'ha solo il volto, non quello che è dipinto con gli occhi celesti o con gli occhi marroni, quelli che ha i capelli biondi o i capelli scuri. Questo non ha nessuna importanza di quello che è l'aspetto fisico di chi era Gesù. È importante incontrare Gesù quale Dio, figliuolo di Dio, salvatore del mondo, colui che trasforma la tristezza in gioia. L'olio della gioia si spanda su tutti i vostri cuori in questo momento. Gloria al Signore. Diamo gloria a Dio tutti insieme. Alleluia al nome del Signore. E il Signore, senza dire mezza parola, fa cenno ai portatori di questa bara, questi che l'accompagnavano al cimitero, facendo di fermarsi. Fermatevi. E poi non chiede il permesso a nessuno. Dio non deve chiedere il permesso a nessuno. Alleluia. Gesù era Dio. Gesù è Dio. Gloria a Gesù, gloria a Dio. Giovanetto, io te lo dico, alzati. Se avesse manifestato le sue intenzioni ai portatori, forse alla stessa donna, avrebbero detto: questo è un matto che è uscito da un manicomio, questo è morto, sicuramente da diverse ore era morto, questo è freddo, questo non ha più vita in sé. È vero o non è così? Gloria al Signore. Ma Dio, il Signore Gesù non ebbe bisogno di manifestarlo. Disse: io te lo dico. Quell'io era nella qualità di chi era e di chi è Lui. Lui è Dio, alleluia. Alzati, e a quel comando anche la morte deve ubbidire. Sapete che un giorno la morte, l'ultimo nemico, sarà atterrata per sempre? Sarà per sempre distrutto? Lo spirito della morte che agisce sul corpo degli uomini e delle cose, degli animali, ancora quello spirito finirà. Gesù ancora ce l'ha detto, che l'ultimo ad essere sconfitto, ma per sempre, sarà la morte. Ecco perché i cristiani parlano sempre di vita e di vita eterna. Amen. Immaginatevi quella donna quando vede il suo figlio che si mette seduto in mezzo a quella bara, no? Esce dalla bara, ritorna in vita. Vogliamo immaginarcelo per qualche istante. Cosa succede? Quella donna che io penso a stento portavano appesa, vede suo figlio vivo, ritorna in lei la gioia. Ma allora è un cattivo sogno. Mio figlio è tornato a vivere, nessuno me lo porterà via più, è con me questo figlio. Ma se lo sarà abbracciato, quella donna ha cominciato a vivere, e a vivere in una maniera ancora più eclatante, più bella. Perché? Perché era morto il figlio e le sue speranze, ma risuscita il figlio, risuscitano le sue speranze. Questo è l'amore di Dio. Questo è l'amore di Dio. Che il Signore voglia infondere una fede stabile nei cuori degli uomini e delle donne. È vero, il nostro amico di cui parlavamo prima non, ormai è passato del tempo, il figlio suo, ma il Signore gli darà altri motivi, altre gioie. Dio sa consolare, è vero, Dio sa confortare, Dio conosce il cuore dell'uomo. La disperazione viene proprio quando non c'è la presenza di Dio nella nostra vita. Possiamo conoscere tutta la religione, possiamo conoscere tutte le preghiere, possiamo fare tutte e essere presenti in tutte le chiese di qualsiasi genere, ma se non hai un rapporto personale con Dio, se non gli permetti di entrare dentro di te, se non gli permetti di poter decidere nella maniera giusta verso la tua vita, se non gli permetti di poter condurre la tua vita una volta e per sempre, di affidargliela e affidare il tuo cuore e la tua vita nelle sue mani, tu non potrai vedere cose concrete. Io ho imparato questo da tanti anni, e come servitore di Dio ho una famiglia, siamo sei persone. Io, oltre a mia moglie, ho quattro figli, e le difficoltà non mancano a nessuno. Non abbiamo fatto e non faremo mai carriere di niente e di nessun genere. Una cosa so, che il Signore me le ha sempre guardati,
E devo testimoniarvi qualcosa che mio figlio non ha potuto testimoniare ancora, non ha voluto, ma io questa sera lo sento come dovere. Io soltanto poche sere fa ho veramente dovuto palpitare e ringraziare Dio, perché poco lontano da noi ancora due rapinatori hanno affrontato mio figlio sotto un ponticello e gli hanno messo la pistola, e mentre mettevano la pistola mio figlio ha detto: papà, non so che cosa è successo. L'acceleratore improvvisamente, la macchina è immediatamente balzata, un colpo è stato sparato nel vetro, un altro era aperto. Una cosa so: quando ho visto mio figlio, ho visto la macchina, ho detto: Signore, grazie, tu sei il Dio della gloria, tu non hai voluto mortificare la mia vita, tu non hai voluto assolutamente darmi questa dispiacere e questa sofferenza. E io confido che Dio mi guarderà, guarderà i miei figli, guarderà mia moglie, e quante cose avremo da raccontare, quante testimonianze. Ha guardato anche la vostra vita, guarda anche la vostra, guarda anche la vostra. Non veniamo da una vita sotto una campana di vetro, non viviamo un cristianesimo ascetico e mistico. Il cristianesimo lo viviamo come lo viveva Gesù, perché lui è il maestro. Lui è il maestro, il mio e il vostro, spero anche il vostro, in mezzo alla strada, tra una sofferenza e l'altra. E il Signore ha promesso che negli ultimi tempi, o meglio negli ultimi giorni, negli ultimi tempi, ancora saranno manifestate opere più potenti di quando la Chiesa cominciò a manifestarle. L'ultima pioggia si chiama, l'ultima pioggia dell'ultima stagione. E devo dirvi con grande gioia, una testimonianza di qualche giorno fa ancora, c'è un uomo in un paesino della provincia di Caserta, dove sono stato a visitarlo per 3 volte, 2 volte in ospedale, ha subito 4 interventi allo stomaco, una serie di tumori e tumoretti. Quest'uomo improvvisamente viene liquidato completamente dall'ospedale, lo mandano a casa, ha emorragie interne, un blocco renale, e mi sono recato a casa per poter pregare su di lui e dire: Signore, aiuto, assistilo. L'ho trovato e l'ho trovato lì, era ormai ridotto all'estremo, nel suo letto, messo in una stanza da pranzo, allestita in previsione di quello che doveva essere il suo funerale. Un uomo non molto vecchio, penso che abbia di sotto dei 50 anni. Un uomo che ha sempre sofferto, mi diceva la sorella, perché due di quelle sorelle sono delle cristiane che servono il Signore, che glorificano Dio. Non si sono avvilite. Gli hanno insegnato a dire: Signore, la tua volontà, se tu vuoi salva prima l'anima e poi il corpo. E lui fedelmente ha cominciato a gridare: Signore, salvami l'anima. E quando non ha potuto più gridare, non ho più voce, lo dice muovendo le labbra. Me ne sono andato già da diversi giorni da quella casa e aspettavo da un momento all'altro la telefonata, perché lui ha fatto un testamento, ha voluto scrivere: io voglio che al mio funerale ci sia il fratello Remo. E i nostri funerali, quando ci andiamo, predichiamo questa stessa parola, gloria al Signore, per consolare i cuori. Alleluia. Una cosa so, che ho aspettato giorno per giorno questa telefonata come uomo, sotto l'aspetto umano. Dice: ma allora la tua fede? Sì, ho pregato, ma vedere un uomo in quello stato, in maniera completamente allo stadio finale. Alcuni giorni fa mi hanno detto: sai che sta bene, sta cominciando a mangiare. Il paese mi pare che si chiama Caturano, è vero? Grazie a Dio che me lo ricordo, che è un nome difficile. So che anche nel paese sta cominciando a parlare, e io sto chiedendo e mi sto chiedendo: Signore, non è giunta forse l'ora che tu comincerai a fare quelle cose che hai promesso che farai, che tu hai promesso che darai, affinché la gente possa distogliersi da certi miracoli che non servono a niente, quelle che possono essere manifestazioni a certe statue, ma possa gli uomini vedere la tua mano sugli uomini e sulle donne, che tu possa guarire quelli che sono inguaribili, e in questo puoi ancora, Signore, operare affinché molti possano accettarti per fede ed essere salvati per l'eternità? È una mia domanda. La risposta ce la darà il Signore. Un verso della Scrittura ci dice: ogni cosa è possibile a chi crede. Vogliamo ripeterlo insieme?
Ogni cosa è possibile a chi crede. Gloria al nome del Signore. Io credo, da un momento all'altro, il Signore manifesterà, si manifesterà, tra tanti miracoli bugiardi ci sarà i suoi veri miracoli. E la prima cosa è la salvezza degli uomini, il pentimento di tanti, è una vita nuova, una vita di uomini che cambiano giorno per giorno. Gloria al Signore, proprio in questo luogo, queste serate, figli di questo popolo che conoscevate bene e sapevate la loro condizione, li avete sentito testimoniare della gloria di Dio, di come ha cambiato la loro vita. E il Signore continuerà a cambiare milioni e milioni di vite. Amen. E il Signore continuerà a mettere gioia dove c'era la tristezza. La vedova di Nain ha avuto suo figlio, ritorna fra le sue braccia, è partito per un corteo funebre e adesso, io credo, non è scritto, il corteo è diventato più grande, si sono tutti uniti a quel corteo, hanno ripreso la strada verso Nain, hanno ripreso la strada del paese. Ma questa volta che fanno? Tutti insieme lodano Dio, glorificano Dio. Cosa fate voi questa sera, in questo giorno? Cosa farete voi alle vostre case? Vogliamo dare gloria a Dio tutti insieme? Gloria a Dio dal profondo del cuore. Amen. E vogliamo dire: Signore, mostra la tua luce, mostra la verità. Perché a noi non interessa che siamo nominati, che abbiamo i nostri nomi, il nostro nome scorre solo nel programma televisivo per far capire chi sono, per far capire agli interlocutori, a quelli che ancora con lo zapping televisivo cercano un programma strano per fargli capire che non sono un venditore di fumo e un venditore di chiacchiere, ma sono un umile servitore di Dio che predico la parola del Signore per la presenza e per la guida dello Spirito Santo. Non chiacchiere, parola. La parola di Dio, la Bibbia, qualsiasi edizione va bene. Amen. Sono concordi un po' tutti quelli che hanno un sacro timore del Signore e di tutte le denominazioni, tutte le religioni cristiane che si possono chiamare cristiane. Amen. La parola di Dio è la regola della nostra vita, perché la fede che tutti credono di possedere o molti dicono non riesco ad averla, si può avere solo attraverso la parola di Dio, perché è scritto proprio così. È vero o non è vero? La fede viene dall'udito o dall'udire la parola di Dio. Io spero che questo passaggio biblico di questa vedova di Nain questa sera possa rallegrare, abbia rallegrato tanti cuori, abbia messo speranza. Io so, in ogni momento abbiamo tristezze, improvvisamente scopriamo il parente che mentre stava bene è arrivato il tumore, poi scopriamo quell'altra cosa, perché siamo soggetti a queste cose, siamo bombardati da tante malvagità, e questa malvagità viene dal mondo delle tenebre, ma diciamolo pure, viene anche dalla vita che conduciamo, dai gas nocivi, da tante cose. Vogliamo incolpare Dio? Dobbiamo incolpare Dio? No, è l'uomo che vuol distruggere e vuol distruggere a tutti i costi. State sentendo le polemiche sulla Francia che vuole riprendere, sta riprendendo gli esperimenti nucleari, lì in quel lontano punto, in quel luogo dove abbiamo visto un'acqua così limpida, perché l'uomo si vuol distruggere. La fine del mondo, tutti pensano che l'ha decretata Dio, la fine del mondo la decreta l'uomo. Dio è amore, mettiamocelo in testa una volta e per sempre, amen. Noi vogliamo gridare insieme: Dio è amore. Dio non vuole il male di nessuno, Dio vuole il tuo bene. Io in questo momento, e questa è l'ultima serata che noi siamo in questo campetto, in questa pista, l'ultima serata, vogliamo chiedere al Signore di pari consentimento una speciale benedizione per tutti i nostri amici. Innanzitutto lo faremo per coloro che ci hanno seguito e ci seguiranno attraverso l'occhio elettronico, come lo chiamo io, della televisione. E poi farò un appello. Farò un appello avanti. Sì, ce ne andremo da questo luogo, anche se a Gricignano. Grazie al Signore abbiamo una chiesa che poi il fratello Michele darà, l'altro pastore, darà tutti i dettagli. Il Signore non se ne andrà. Egli è l'onnipresente. Solo Egli è presente in ogni luogo. Voglio dirvi qualche cosa, e mai per polemica, soltanto per verità e verità di Dio. Ditemi, oltre a Dio, chi è onnipresente?
Credo che anche il catechismo cattolico lo insegni, è vero che solo Dio è onnipresente. E mi dite, come si può pregare? E pregare delle realtà che non sono onnipresenti. Sei impegnato con uno, non potrà rispondere all'altro, ammettendo che potessero. Noi preghiamo Dio, lo dice la parola di Dio, perché solo Dio è onnipresente. E Gesù dice, quando due o tre persone siete radunati nel mio nome, io sono nel mezzo di voi. Non dice se siete riuniti a Gricignano, dove dobbiamo metterci d'accordo per l'orario. Non dice a quelli che sono al Polo Nord, ma guarda che sono impegnato almeno in un altro, almeno una cinquantina di nazioni. No, Dio è presente in ogni dove. E voglio veramente concludere dicendovi un esempio di tanti anni fa, di un giovane molto caro che in questo momento sta passando un momento difficile. Un ragazzo che fa parte di una famiglia, e lui e il fratello, adesso non ricordo, mi fecero una domanda particolare tanti anni fa, e mi fecero questa domanda. Mi dissero, senti, come fa Dio ad averci tutti nella sua mano, ad essere presente in ogni luogo? Com'è possibile che Dio ci vede tutti quanti, che Dio ci conosce tutti quanti? Siamo tanti, siamo milioni e milioni e milioni di persone sulla faccia della terra. È una domanda particolarmente imbarazzante, no? Ma non voleva mica che mi mettessi a parlare di teologia e teologia astratta o parlare di filosofia. Mi voleva una domanda che potesse soddisfare il suo cuore. E in quel momento immaginatevi la mia condizione. Stavamo in macchina, guidavamo, andavamo verso la città di Capua. Mi ricordo come fosse in questo momento, sono passati tanti anni. Mi sono aggrappato spiritualmente al Signore, che devo rispondere a questo ragazzo? Cosa gli devo dire a questo giovane? Lui ha fatto una domanda e io devo dargli una risposta. Aiutami. E in quel momento il Signore mi ascoltò e mi venne da dirgli, senti un poco, tu sei un uomo? Sì. Allora, prendi una pallina di plastica trasparente, riempila di tante formichine dentro e chiudila, poi mettetela nella tua mano. Riesci a vedere il movimento delle formichine? Riesci a controllarle? Ed egli mi rispose, certamente. Alleluia, la risposta era arrivata. E noi nella mano di Dio, Dio è tanto grande, è il padrone dell'universo. E il mondo è una sfera, è una pallina di ping pong trasparente, dove queste che si chiamano non formichine ma uomini e donne, Dio sta nella sua mano e Dio li vede, Dio li controlla, Dio li guarda, soprattutto Dio li assiste, Dio li vuole, Dio li ama. Gloria a Dio per questo amore, per queste formichine umane. Alleluia! Anche nella Bosnia e Erzegovina. Gesù pianse, o meglio disse a quella donna, in altre circostanze ha pianto pure, se ricorderete quando si trovò davanti a Lazzaro che era già morto e lo risuscitò, a quella donna disse non piangere, l'unica parola che disse non piangere, e poi si rivolse al ragazzo, il Signore piange con chi soffre, che si chiamano islamitici o altra gente, i serbi, i croati e quelle che sono, possono essere tutte le religioni che vogliano. Dio ama la creatura, Dio odia il peccato, ma Dio ama la creatura. Amen, amen. Ci vuole pace su questa terra, ci vuole pace nella nostra nazione. Ho detto molte volte, fanno anche le riunioni della pace, ma la pace deriva soltanto da una condizione del cuore dell'uomo. Quando? Quando riconoscendosi peccatore e meschino, quando getta la maschera della sua recita giornaliera in questo palcoscenico del mondo, egli nella sua intimità, quando si è ritirato, quando poggia la testa sul suo guanciale, si riconosce quello che è, dice: Signore, abbi pietà di me, abbi pietà di me. La più grande preghiera di tutti i tempi, la preghiera del pubblicano che era alle soglie del tempio, che diceva solo questo: abbi pietà di me. E Dio ha pietà di noi,
e voglio dirvi che il sentimento di pietà espresso dagli uomini non è per niente la pietà di Dio, perché pietà non significa sei quel che sei, ma alla fine te la faccio buona. Dio dice ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, vieni a me, vieni a me. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Vogliamo pregare prima per gli amici che ci hanno seguito attraverso la televisione. Poi dedicheremo uno spazio, un tempo ancora per coloro che questa sera vogliono presentarsi qui davanti. Vogliamo pregare con tutto il cuore, amen. Vogliamo pregare sapendo che la nostra preghiera, se fatta con fede, va direttamente al trono di Dio. La nostra preghiera di intercessione può fare qualcosa. Dice la scrittura, molto può. La preghiera del giusto, fatta con efficacia. Voglio chiarire, giusto non significa quel significato che gli diamo noi. Il significato più comune, giusto è una persona perfetta, no. Nel linguaggio dei cristiani, giusto significa giustificato per fede, reso giusto, mediante colui che è stato l'unico giusto, Gesù Cristo. Amen. Vogliamo in questo momento essere di pari consentimento. Vogliamo pregare. Chiediamo il nostro capo, Padre Santo, Padre Buono. Veniamo a te nel nome di Gesù per glorificarti, lodarti. Padre, ti ringraziamo come ci fai sentire la tua presenza, come la tua parola parla continuamente al mio e ai nostri cuori. Padre, ti preghiamo per quanti ci hanno seguito fin qua, per quanti ricevono la tua parola, per quanti, purché non conosciamo, forse non li conosceremo in questa terra mai, ma un giorno certamente li conosceremo nel regno dei cieli. Padre, benedici coloro che hanno timore di te, non paura, timore, rispetto, e che ricevono la tua parola, e sappiamo che la tua parola è spirito e vita. Padre, benedicili tutti quanti, i loro problemi davanti a te. Abbiamo parlato di sofferenze, abbiamo parlato di tante e tante sofferenze. Tu sei colui che puoi trasformare la sofferenza, il dolore in gioia. E in questo momento, Padre, ti preghiamo e ti prego. Padre, agisci su coloro che in questo momento credono col cuore, su quanti stanno soffrendo, forse molti in un letto di infermità, altri assistendo quelli che sono malati, altri hanno problemi con i figli drogati, altri hanno altri problemi. Quanti problemi, troppi problemi. Padre, intervieni, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo il Signore, il benedetto in eterno. Thank you.